Benvenuti al terzo appuntamento con TG Socialmente, il programma grazie al quale ci occupiamo di tematiche sociali, dando ampio spazio alle iniziative organizzate dalle numerose associazioni di volontariato presenti in Trentino. Fra gli argomenti di cui ci occuperemo oggi, anche la tossicodipendenza e la nuova pet therapy. Fra 30 secondi, un pizzico di pubblicità e siamo subito da voi. Eurobrico, tutto ciò che ti serve, dentro e fuori casa. Ferramenta, illuminazione, arredamento, elettroutensili, autoaccessori e giardinaggio. Tutto questo e molto altro ancora lo puoi trovare nel negozio Eurobrico più vicino a te. Visita i numerosi punti vendita Eurobrico. Cortesia e competenza ti aspettano. Ora anche online sul sito eurobrico.com. Il fenomeno della tossicodipendenza è un problema purtroppo diffuso e fonte di gravi problemi a livello sociale, familiare e personale. Tragedie che spesso si consumano nell'ambito degli affetti e verso le quali in molti casi si rimane inermi e spiazzati. L'AFT, Associazione Famiglie dei Tossicodipendenti, lavora sulla prevenzione con strumenti innovativi per individuare linguaggi alternativi a quelli usati in passato in funzione delle nuove droghe che vengono immesse sul mercato e utilizzate sempre più spesso da adolescenti. Daniela Leoni è andata a porre alcune domande a chi si trova sempre in prima linea, ovvero la presidente dell'AFT, Paola Meina. Buongiorno, siamo in compagnia di Paola Meina, direttrice dell'Associazione Famiglie Tossicodipendenti di Trento. Siamo qui per fare alcune domande. Allora Paola, ci vuole spiegare che cos'è l'Associazione Famiglie Tossicodipendenti, come è nata, cosa fate? Volentieri. L'associazione nasce nel 1981, per cui sono 35 anni che è sul territorio trentino, da un papà generoso, Ciro Postal, che purtroppo ci ha lasciati l'anno scorso. E Ciro Postal aveva in famiglia dei problemi legati alla tossicodipendenza e sul territorio c'era ben poco, c'era quasi nulla. Quindi fa un appello sul quotidiano L'Adige e invita, se ci sono delle famiglie che hanno dei problemi simili ai miei, troviamoci il tal giorno, alla tal ora, nella tal sala di una circoscrizione. Bene, si sono trovati in 150 famiglie, questo voleva dire che il problema già allora era molto forte, si sono organizzati, sono diventati un'associazione, allora hanno scelto questo nome molto coraggioso, perché 35 anni fa dichiararsi famiglie di tossicodipendenti era un atto molto coraggioso. Oggi ci sentiamo spesso criticare per il nome, che è un po' stigmatizzante, ma allora è stata un'azione veramente molto bella da parte di Ciro e gli altri familiari. Si sono fondati appunto come associazione, sono poi riusciti a essere riconosciuti come organismo onlus del volontariato, ad avere una convenzione con la provincia autonoma di Trento nel servizio politiche sociali ed abitative, ed è da 35 anni che funge sul territorio proprio da madre di idee, di suggerimenti, di propositi per creare soluzioni pratiche, vere, veloci per la popolazione che ha il problema della tossicodipendenza. Siamo sempre organismo del volontariato, ma abbiamo una piccola equipe, purtroppo piccola perché nonostante appunto questa nostra convenzione i soldi mancano sempre in una maniera terribile, una piccola equipe di professionisti che aiuta, incoraggia e lavora proprio con i servizi in rete, con tutti i servizi sanitari e sociali, e fornisce appunto delle risposte. Le comunità terapeutiche sono rimaste solo quelle trentine, le quattro trentine, quindi la richiesta che noi abbiamo da parte per gli inserimenti abitativi è drammaticamente alzata. Si è alzata, è cambiato completamente la richiesta, perché
mantenendo sul nostro piccolo territorio questo, esco da una comunità, entro in una comunità, scappo dalla comunità, ritorno in piazza, vado nell'altra comunità del Trentino, si è creato un cronicario veramente da osservare, che a nostro avviso cominciamo a subirne degli effetti molto importanti. Uno, che un tossicodipendente, per poter evitare la cronicità della sua patologia, per cui sperare in una guarigione, deve allontanarsi dal territorio che l'ha visto entrare nel problema della tossicodipendenza. Questo qui lo stiamo impedendo, quindi dal punto di vista terapeutico, curativo, mi chiedo che senso abbia, veramente lo chiedo ai medici, agli esperti, che poi mi insegnano che più li togli dall'ambiente più li aiuti. Allora mi dico, aiutatemi a capire questa contraddizione. Ci sono nelle comunità territoriali 75% di ricaduta, quindi questo vuol dire semplicemente che dobbiamo porci insieme delle domande. Molto probabilmente i percorsi di cura che 23 anni fa davano degli esiti maggiori oggi non servono più molto, forse perché sono cambiati i tipi di droga, forse perché la situazione culturale è cambiata, e forse ho la ragionevole certezza di pensare che magari il programma che le comunità propongono non sono più così adeguate. Non lo so, io vorrei essere insieme a fratelli e sorelle, colleghi delle comunità, seriamente a guardarci in faccia e dire come possiamo oggi, con lo stesso entusiasmo di 30 anni fa, trovare degli strumenti di cura diversi. Purtroppo non è così, purtroppo ognuno tende a voler difendere il suo orticello, i suoi posti, le sue convenzioni, a cercare più soldi, meno soldi. In questo meraviglioso territorio sarebbe veramente invece molto importante essere attorno a un tavolo e dire qual è il problema. Alle famiglie dico coraggio, perché è un dolore immenso avere un figlio che è finito nella tossicodipendenza. Non abbiate paura di comunicare, non vergognatevi, perché la vergogna è della società, la vergogna dei narcotrafficanti, la vergogna è della politica che non affronta come dovrebbe il problema della droga. La vergogna è solo loro. Avere messo al mondo un figlio troppo sensibile, una figlia troppo sensibile, una figlia e un figlio che non hanno trovato fuori nel mondo, o magari anche in noi, nelle famiglie, perché può succedere, quei valori e quel senso, e invece aver trovato nelle piazze la droga, la vigliaccheria, l'illusione, è essere vittime. Non dovete vergognarvi, non dovete avere paura. E ai ragazzi e alle ragazze dico, tante volte io ho incontrato tra chi è caduto nella tossicodipendenza delle anime belle, dei piccoli principi imprigionati, delle persone che avevano una forte carica di sensibilità, di trasgressione, perché volevano cambiare il mondo. Hanno pensato, si sono lasciati fregare dal fatto che le droghe potessero essere quello strumento che gli desse la spregiudicatezza di cambiare il mondo. No, era un'arma diabolica di chi non vuole cambiare il mondo. Dall'Associazione Famiglie Tossicodipendenti a te in studio, Francesca.